Bella a tutti ragazzi, caro Florenzo che pare sia un video vlog con il mio treppiede improvvisato. Ecco, spero che lo vediate. E la scatola del vero treppiede coperto. Distruggeremo una cassetta di legno trovata in garage. Ecco, prendiamo il treppiede improvvisato. Ecco, in teoria adesso, solo per cosa, così per dire, credo io che dovrei prendere e mettermi le scarpe da calcetto. Aspettate, si vede, momento. Ecco, registro tutto. Ecco, vedrete la scena più bella al mondo. Io mi metto le calze e io che infilo le scarpe. Una cosa molto fraintendibile da come ho detto. Ecco, io scuoto la calza per non lo so, la porta fortuna. Mamma mia. Ecco, infatti non so se voi la vedete, ma c'è un botto di polvere sollevata dalla mia calza. Via. Ah, magari si potesse vedere. Vabbè, con una... Minchia, che ora l'ho fatto. Magari con... come si dice... con una fotocamera 4K si può vedere. Ma qua no, di sicuro. Procediamo. Ecco qua. Ecco, avete visto che bella la mia calza? Procediamo con le mie scarpe, che non mi ricordo mai di chi sono. Della Lotto. Non è sponsorizzato questo video, però se volete che sponsorizzo le vostre scarpe, scrivetemi in descrizione, ma non credo che una ditta così famosa mi riconosca. Vorrei metterla su Sad Music, ma non posso. A parte che se prendo il cellulare potrei, però non posso perché se monto il video sul computer non c'ho neanche Sony Vegas. Beh, però procediamo. Ecco, registro, scusate. Ecco. Adesso, come fanno tutti i veri youtuber, devo fare la cosa della vita. Ciao, questo sono io. E questa è la mia cano. No, non è cano, non è cano. La mia Nikon. Ecco. Di 3100. Che bello, mettete nei commenti hashtag sponsorizzazione. Adesso andiamo giù ai garage. Ma l'ultima volta. Qua. Ciao babbana, vai via, vai, ciao ciao. No, vieni qui, guarda, chiudo, vieni. Vieni. Qui, vieni. Ecco, vai. No, lì fuori. Devo andare per un video, voi oggi non fate parte. Scusate un momento, io vado procedendo. Aspettate che devo fare la misura di sicurezza. Mettimi la bretella. Non so quanto potrete vedermi bene con la bretella, ma per adesso terrò così. Scendendo le scale, ovviamente nessuno sa dove abito, che io abito in un paese sperduto. Scendendo le scale, ecco, guardate qua la mia B-Twin, proprio figa. Magari un giorno farò anche un video in GoPro con la mia B-Twin mentre vado all'oratorio. Ecco, scendiamo la cantina dell'orrore. Ecco, adesso salta fuori qualche mostro che mi vuole ammazzare. Ecco, scusate il buio, ma era necessario. Sapete qual è bello di questa fotocamera? Che puoi registrare solo 10 minuti. Quindi ho ancora 5 minuti e 43 secondi per registrare questo video mentre rompo la mia cassetta. Ma non è mia, però l'ho trovata. E quindi io ripeto che se l'ho trovata, chi cerca trova, è mia. All'aria aperta. I miei garage. Momento che devo vedere tutto come... Che bello! Sono felice perché... Avrei dovuto scegliere...
in un posto decisamente migliore. Vabbè, allora possiamo fare che io filmo da qua, vediamo cosa esce. Metti a fuoco. Metti a fuoco. Vabbè. In ogni caso, voi vedrete il campione. Qua, sottoscritto. Primo tentativo, ciak, si inizia! Primo tentativo, non cade la cassetta. Secondo tentativo, non l'ho spostata. Ecco. Se ce ne sono macchine, vediamo come procedere. Questa è la cassetta, già rotta. Questo è il mio pallone degli europei. Direi che si rompesse, però non è che posso tutto. Ecco, ritorno in piedi. Ma la cassetta è fatta in metallo. Qua vicino siete tutti, la romperò in un colpo. Ecco, inizio a bagliare il cane. Se becco la telecamera sarà un epic fail mortale. Sam Fett. No, ovviamente. Vediamo però se raggiungiamo i 10 like, 10 che meno così, di queste 3, il tizio di cassetta in là. Che bello finale del video. Ecco, setta rotta, prima c'erano due assi. Diciamo mica che scopriamo che facciamo. C'era un proprietario che la usava. Adesso riprendo con questo bel tramonto. Finiamo il video. Bella raga, ci vediamo in prossimo video. Ciao!